Allora, io inizierei subito con una domanda. Quanti tra voi utilizzano abitualmente Facebook? Sulle mani. Vi guardo. Benissimo, giù. E adesso, quanti tra voi, almeno una volta, hanno preso per vero una notizia che girava su Facebook, che era stracondivisa, che era virale, ma che poi si è rivelata essere completamente falsa? Sulle mani. Adoro la vostra sincerità. Fatevi un applauso. Bravi, bravissimi. Oggi il web, in particolare i social network, ci scaraventano addosso una mole incredibile di informazioni. Sono così tante che per noi processarle e metabolizzarle è praticamente impossibile. Ecco perché il nostro approccio a tutto quello che rappresenta l'informazione online è superficiale, è sciatto, è spesso viziato dai pregiudizi. Molto spesso non ci prendiamo il tempo necessario per processare un articolo in maniera critica. Per esempio, secondo voi, quante persone hanno preso per vero questo articolo? Poche o tante? L'articolo è dell'ottobre del 2013. Cécile Kyenge era il ministro per l'integrazione del governo Letta. In Italia abbiamo avuto un governo Letta, lo dico per chi non se lo ricordi, tipo Enrico Letta. Il titolo dell'articolo era questo: Kyenge Shock, prendiamo cani e gatti degli italiani per sfamare gli immigrati. Ora, secondo quello che leggiamo, un ministro della Repubblica Italiana avrebbe detto pubblicamente di prendere i vostri cani e gatti e di dargli in pasto agli immigrati, dando tra l'altro per scontato che gli immigrati mangiassero cani e gatti. Fughiamo ogni dubbio, leggiamo qualche stralcio dell'articolo. Prendiamo i cani e gatti degli italiani per sfamare gli immigrati. Vi rendete conto di quanti salmoni, vitelli, polli e selvaggina vanno a questi inutili animali da compagnia? È uno spreco inaudito. Sarebbe questa la dichiarazione shock del ministro Kyenge, riportata da un'intervista a porte chiuse, origliata da un portantino che poi l'ha raccontata alla moglie dell'autorevolissimo sito tuttiicriminidegliemigrati.com, che segue molto da vicino l'operato del più cazzuto dei 38 fratelli Kyenge. Un pochino il dubbio ci viene. Andiamo avanti. Non fanno in tempo neanche a indignarsi quelli del centrodestra, che sempre in mattinata un altro autorevolissimo sito del calibro di Imola Moggi riporta fedelmente una nuova dichiarazione. Stavolta, durante un incontro con una famiglia rom disagiata, con solo due Mercedes, di cui una incinta, a cui il ministro ha voluto assegnare come dimora e con utenze a carico del comune la cinquecentesca villa Medicea di Serravezza, appena sopra il Lido di Camaiore. Ora, abbiamo letto l'articolo, ne abbiamo riso, ma credetemi, non si sono divertiti tutti. Ugo non si è divertito. In Italia questi governanti sono dei golpisti al servizio dei criminali, stragisti, sionisti del Bilderberg. Stanno conducendo il popolo italiano verso l'olocausto, tra parentesi, quello vero. È certo che questi flussi migratori sono guidati dall'Arabia Saudita in combutta con Israele, notoriamente grandi amici. Porteranno il vento di guerra delle primavere arabe in Europa. Solo una rivoluzione ci potrà liberare dal gioco di questi criminali assassini dei popoli. E noi ci stiamo ancora chiedendo, come un esperto di politica internazionale del calibro di Ugo, sia al momento disoccupato, come potete leggere lì in alto. Ma c'è di più. Pierluigi, ora basta! Ma chi si crede di essere questa sottospecie di troglodita? E non lo dico per il colore della sua pelle. Mettiamolo da parte, non lo dice per il colore della sua pelle. Ma per l'annerimento della sua materia grigia.
troppo distanti i due tipi di cultura, quella italiana e quella africana. Non è adatta al ruolo che ricopre la ministra congolese e chi l'ha messa lì è meno adatto di lei. Non vedete in che modo ragiona? L'unico interesse che ha è quello di elevare i negri, non lo dico per il colore della sua pelle. Lo facessi a casa sua, e grazie al cazzo in Congo sono tutti negri, chi vuoi elevare? Certi comportamenti fanno diventare razzista chi non lo è mai stato. E noi ci scusiamo perché alle 15:25 di quel 7 ottobre 2013 abbiamo fatto diventare Pierluigi razzista. Franco, se è vera questa notizia, questa congolese V ha messa in manicomio. Ecco, non so se leggete, Franco ha studiato all'Università Bocconi, cioè è riuscito a sbagliare il titolo, è riuscito a sbagliare il nome dell'università dove presumibilmente ha studiato, si concede queste licenze poetiche nei commenti, ma mai come Francesco. Francesco, mandatela ai forni crematori, Leio e tutti quelli della sua dannatissima razza di imbecilli. Ora, Francesco è una persona che merita il nostro rispetto perché riesce a dare dell'imbecille a una persona mettendo 3 errori di ortografia nella parola imbecille. Rosanna, io mi riferisco alla Kienge Shock. Nome e cognome, Kienge Shock. Sull'articolo di ammazzare gli animali, sia cani e gatti degli italiani, che si rimangiano... Vado in tutto perché in 5 righe non c'è una virgola, no? Quindi fidatevi di me. Che si rimangi le parole, perché i nostri animali mangiano sia i croccantini, ma dagli scarti dei macelli, e no da animali vivi. Per sfamare i nostri cani e gatti, noi non si mangia a sbufo come fa lei, e dagli appartamenti ai rom, si vergogni. Se vuole agire, ritorni nella sua terra, stronza, faccina triste. Perché poi le è venuto un rimorso così, scrivendo. Abbiamo Renata. Anche lei non la prende benissimo. Se ha detto una roba simile, ti vengo io a prendere, brutta, deficiente, troglodita. Vergognati, sei una bestia come tutti quelli che sbarcano in Italia. Ci state rovinando con la vostra cultura di merda, infibulatori ignoranti. Passano 10 minuti, comunque credo sia una bufala. Perché poi il dubbio arriva. Ma non mi meraviglierei se l'avesse detto a casa loro, infibulano le bambine di 4 anni, figurati se non si mangerebbero un cane, bestie. Ed è anche in questo caso significativo che Renata si schieri dalla parte dei cani e dei gatti, dando delle bestie agli immigrati. Ora, quello che abbiamo visto nei commenti è un approccio all'informazione molto superficiale, è sciatto, se vogliamo è scellerato, no? In alcuni commenti abbiamo visto rasentare il cosiddetto analfabetismo funzionale. Quello che dobbiamo fare noi lettori è tenere l'asticella dell'attenzione, la guardia sempre alta. Dobbiamo prenderci il tempo necessario per capire un articolo. E forse non soltanto noi lettori. Siamo sempre nel 2010, questo è l'ercio delle origini, non so se... Il titolo è questo, errore, grazie. Il titolo è questo, errore nel sistema operativo, Radio Maria passa i Megadeth, quindi un gruppo metal. Ora, messo così, il titolo sembra anche un po' trollone. Facciamo quello che abbiamo fatto prima. Leggiamo uno straccio dell'articolo. Erba è accaduto ieri intorno alle 13:30 nell'intervallo pubblicitario del programma A pranzo col corpo di Cristo. Improvvisamente il sistema operativo della centrale radio, a causa di un errore umano, è andato in tilt. L'emittente religiosa ha iniziato a trasmettere brani dei Megadeth, Cannibal Corpse e System of a Down che si trovavano sulla chiavetta USB di uno dei dipendenti.
mi sbarbo le palle a sentire tutto il giorno preghiere, si sarebbe giustificato Pio Settimino. È sempre la solita cantilena. In tutti i citofoni e termosifoni della zona sono riecheggiati brani, ci sono i brani, tra il terrore delle persone anziane e il divertimento dei trentenni. Nel frattempo a Pio Settimino è stato chiesto un risarcimento di 50.000 euro e 3 Ave Maria. Ora, seguitemi. A pranzo col corpo di Cristo, Pio Settimino, canzoni che riecheggiano nei termosifoni, risarcimenti di 50.000 euro e 3 Ave Maria. Ecco, io mi chiedo, ma quale giornale avrebbe potuto prendere per vera una notizia del genere? Ditemelo voi. Libero. La maggior parte dice Libero. E invece, a sorpresa, è Repubblica. Repubblica XL, che è un po' la sezione lifestyle e cultura di Repubblica, poche ore dopo esce con questo post su Facebook. Cose che capitano. Capitano se sei Repubblica, cioè. Il sistema operativo di Radio Maria è andato in tilt, trasmettendo band certamente poco amate dagli ascoltatori. E ci sono le band. Gli artisti erano presenti sulla chiavetta USB di un dipendente che era attaccata al computer principale. Ci sono le canzoni. Ora è caccia al nome del brutallaro dell'emittente radiofonica votata a Maria. Ora, se vogliamo essere precisi, il nome del brutallaro c'era ed era Pio Settimino, quindi l'articolo non l'hanno neanche letto bene. Cosa succede? Succede che poi tantissima gente inizia a commentare sotto, inizia a scrivere: oh, ma che cazzo fate? Quello è un post di ieri, c'è un sito satirico, prendete per veri i loro articoli? E quindi Repubblica, appunto come prescritto dalle rigide regole della deontologia professionale giornalistica, cancella il post e non chiede scusa a nessuno. La notizia però aveva già fatto il giro del web, tant'è che poco dopo deve smentirla ufficialmente Padre Livio, il direttore di Radio Maria. Metal su Radio Maria non risulta assolutamente. Il direttore dell'emittente cattolica smentisce la voce circolata in rete, secondo la quale martedì sarebbero andati in onda brani dei Megadeth e dei Cannibal Corpse. E ci dispiace che Padre Livio abbia appunto dovuto intervenire sulla faccenda, tra l'altro interrompendo i suoi strali contro gli omosessuali. Ora, gli articoli di Lercio che abbiamo visto non avevano l'obiettivo di ingannare, no? Li abbiamo letti assieme, li abbiamo capiti, ne abbiamo riso. Eppure, lettori e giornalisti li hanno presi per veri. Ecco, io mi chiedo, ma se soccombiamo davanti a una comicità che è così esplicita, così genuina, come vogliamo sperare di cavarcela di fronte a delle fake news, a delle bufale che poi sono subdole, sono spietate? Ecco, da un grande potere derivano grandi responsabilità, diceva Ben Parker, no? Lo zio di Spider-Man. Il web, i social network, ci danno un grandissimo potere. Ognuno di noi può creare dei contenuti, può parlare a un pubblico che è potenzialmente vastissimo, può aumentare la portata di una notizia semplicemente condividendola, semplicemente pigiando un bottone. Ha però anche delle grandi responsabilità, della mole incredibile di informazione che ci investe. Siamo noi a decidere cosa tenere e cosa no, cosa far nostro e cosa no. Paradossalmente decidiamo tra quello che è vero e quello che è falso. Ecco, se usiamo bene il nostro potere, potremo essere i nodi di una rete virtuosa che diffonde conoscenza e verità. Se lo usiamo male, saremo le metastasi di un cancro che inquina e che avvelena. Ecco, io ho deciso cosa voglio essere. E voi? Grazie. Thank you.